Raga, quest'oggi siamo qua tornati con un video abbastanza content. Il titolo parla di Spike, probabilmente, che attualmente ha 618 coppe, ma in questo video lo porteremo al grado 30. La cosa interessante però è come... Vabbè, no, in realtà il come giocheremo le 3v3, molto semplice. Ma la cosa interessante è che non so chi di voi l'ha notato, però da quando è uscito il nuovo pass, dunque anche Larry e Lori, le lobby sono più o meno queste, anzi qua neanche troppo. Ci sono 4 Larry e Lori, ci sono anche dei team fatti solo di Larry e Lori. Quindi proprio per questo motivo abbiamo Frank tramite Twitter che ci ha fatto sapere che il matchmaking è un po' più lento rispetto al solito, proprio perché il gioco cerca di matcharti in lobby un po' più varie. E proprio per questo motivo il livello medio dei player, soprattutto andando su quelle coppe, sarà più basso rispetto a quello che è di solito. Questo l'ho scoperto grazie a Lorenzo, che anzi oggi mi darà una mano anche per questo push, perché lui, se andiamo in ordine di trofei, ecco qua, sta facendo dei gran push di rank 35 e anche brawler a 1500 coppe, proprio perché le lobby nelle 3v3 sono molto più semplici del solito. E dunque vediamo se è così. Io ho circa 2 ore di tempo per pushare questo Spike a rank 30, push che ho fatto ieri sera in questa live, quindi se volete vederla ve la lascio giù in descrizione. Stiamo a vedere. E dunque ragazzi, eccoci qua tornati. Questa è la situazione. Sono... Anzi, siamo in una win streak di 28 a 951 coppe. Letteralmente da quando abbiamo iniziato il push non abbiamo mai perso. Quindi abbiamo 5 partite. Qua adesso inizia a essere un po' complicata la questione. Se riuscissimo ad arrivare al rank 30 senza perdere mai, diciamo che non sarebbe male secondo me. Comunque non mi aspettavo veramente di arrivare a questo punto senza perdere mai. Veramente molto particolare. Ovviamente ragazzi, ringrazio Lore, Chicken, che qua hanno carriato questo. Non ci fosse un domani. Poi comunque Larry Lori è veramente fortissimo. Averlo in squadra fa tantissima la differenza. Ma spero di non perdere proprio adesso, che sarebbe un po' particolare come cosa. Attenzione, situazione un po' a rischio qua. Però dai, in teoria dovremmo riuscire a difendere. Sì, ok, a posto. Quindi si riparte per il momento. Prendo la palletta, la passo al signor Lore. Qua la Jackie la prendiamo così. Ti butto una bella super sulla porta. Ok, così la Jackie rimane un attimo lì. E in teoria, no, purtroppo riescono a prenderla. Peccato. Ma ragazzi, al brividino, vabbè, ti butto. No, non ho fatto in tempo a buttarla super. Però la palla è entrata. Let's go. Mi piace. Comunque, mi sa che voi non avete lasciato like. Quindi, mi raccomando, ve lo ricordo. Che dolore pazzesco. Ho l'overdrive, non male. Cerchiamo intanto di recuperare la vita. Ok, piano piano si riavanza. E direi che l'overdrive lo posso usare. Potrei usarlo quando ho la super, in realtà. Vabbè, se no qua faccio di questo. Vabbè, niente. Ma hanno dritti per dritti. E passa la paura proprio. Molto bene. Soprattutto molto buono che, cioè, sarebbe di base un più 6 con la win streak a un più 11. Quindi si va su proprio, che è una meraviglia. Dai ragazzi, che ci siamo quasi. Ecco, anche qua Larry Lori contro. Potrebbe essere pericoloso, ma anche noi abbiamo Larry Lori, quindi va bene così. Ma qua direi che sicuramente ti butto un bel gadget. Ok, con estrema calma cerchiamo di hittare più gente possibile. Qua non buono che uno dei nostri ci sia andato, però ok, anche uno dei loro. L'importante è sempre stare 3-3, 2-2. Poi quando sei tipo 3-1 per noi, lì è la cosa migliore, ovviamente. Oh, qua stiamo avanzando e non è male. Io ho quasi preso la super, ok, la uso tipo qua nel centro. Può aver senso, ho preso Larry abbastanza inaspettato, ok. E in teoria dovrebbe essere gol, giusto? Sì, Chicken, fai il rimbalzo, perdi tempo, va bene. Ce lo possiamo permettere. Molto bene, molto bene, qua ritorniamo da questo lato. Ma che dolore pazzesco che mi fa Larry, senza senso. Io sono sempre in fin di vita lo spawn, ma è giusto. Qua se prendessi un'altra super sarebbe interessante, ma forse non sa. Vabbè, ok, abbiamo vinto, basta fare di questo, tirare. Let's go, un'altra ancora. Qua ne mancano, credo, 3 in teoria, giusto? Eh sì, ne mancano 3. 30 vittorie di fila. Piaste coppe, tanto male secondo me non è. Qua che abbiamo, che anche qua c'è Larry, ma giustamente adesso ce lo becchiamo sempre. Ve l'ho detto nella intro, col fatto che sto brawler ovunque, ad alte coppe per forza ti devono matchare. Comunque dopo andiamo a vedere nel registro mischie se il livello dei play, o meno le coppe dei player, sono un po' più basse rispetto alle nostre. Noi più o meno dovremmo essere tutti simili in questo momento, per cui vabbè, dopo andremo a vedere. Qua direi che sicuramente devo allontanarmi un attimo. Ok, recupera la vita Raxor. Potremmo usare un gadget, però no, perché vado a togliere la cura. Ok, possiamo andare tipo adesso, faccio di questo. Devo andare di cattiveria qua e cercare di buttarlo giù, cosa che non sono riuscito a fare. Mi sa che questo è gol loro. Sì, direi proprio che è gol loro. Questo potrebbe essere un problema. Stiamo attenti, forse era meglio non gestircela così, quell'Harry. Dovevo stare più chill. Ma va bene, sbagliando si impara, no? Ok, non male che qua uno c'è già andato. Qua forse posso fare di questo. Se il Brock ci andasse giù sarebbe tipo fantastico. Vai Lore, sul pezzo.
Glasgow 1-1, meno male. Guarda, bisogna solo replicare. Ce la faremo a replicare? Gadget qua nel dubbio, anche se vabbè, così distante non penso che ci tornerà utile, ma si sa mai, col Dynamite là è sempre un po' un pericolo. Qua iniziamo a passarla. Madonna, che dolore pazzesco. Ma che è? Con un colpo, ma tipo distrutto. Tutti morti. Grande Lore, sempre sul pezzo. Qua il brividino l'ho sentito, è anche molto forte. Però ancora, cioè, si barcolla ma non si molla. Io comunque me la sento. Perdiamo l'ultima palese. Procediamo. Anche qua, vedi, ci sta sempre Larry Lori, Stecca e Sandy. Va bene. Qua devo subito indietreggiare, sennò mi distrugge con quel Larry maledetto. Qua possiamo intanto buttare un gadgettino. Ok, madonna, che dolore pazzesco. C'è poco da fare, cioè, ti prende via wireless. Credo sia tutto libero a destra. Però Save Chicken purtroppo non ha tutta sta velocità da riuscire a fare cose. L'importante è non creparci, come non detto. Però beh, c'è soltanto Stecca per ora, e quindi va bene così, ottimo, ottimo. Quindi ripartiamo. 4800 HP, si sentono tanto, veramente pochissima vita. Cioè Larry praticamente mi shot. Se mi prende con entrambi i colpi, non mi shotta letteralmente, ma con un colpo e mezzo mi butta giù. Quindi è un po' problematico quando ce l'abbiamo contro. Fatto sta che qua direi che il gol dovrebbe esserci. Perfetto. Ripartiamo qua con estrema calma. Bellissimo già l'overdrive del Lorenzone, anche se non credo che l'abbia sfruttato più di tanto, ma va bene lo stesso. Qua Stecca, vita lunga, non poteva per forza di cosa averne. Credo che qua Save Chicken abbia fatto un trick tipo astrale a porta vuota. E a noi sinceramente sta bene così. Dovrebbe mancare l'ultima. Let's go. 32 vittorie di fila. Dai, sono pronto a perdere sul finale. Ok. Oh, qua abbiamo pure uno Spike. Comp molto simile, a parte Maisie Lou. E occhio, perché la comp è pericolosissima. Ma in realtà anche quelle di prima lo erano, cioè nel senso, qua è anche come le usi. Qua intanto infatti è molto interessante che siamo contro due. Ovviamente vabbè, l'altro spona. Però qua intanto posso farti di questo. Ti butto nel dubbio un gadget, mai dire mai. E direi che il gol arriva proprio nel chilling, senza problemi. Attenzione, forse lo scammettino finale. Forse riusciamo a evitarlo, eh. Forse, dico forse. Madonna, Spike proprio si è buttato di cattiveria, credo. Abbiamo vinto così. Cioè, partita del rank 30 così facile, mi vorresti dire. Ma posso dire? Cioè, proprio like, iscrizione, scampanellata. Fantastico, ok, va bene, va bene. Rank 30 fatto, 33 vittorie di fila così. Non ho mai perso una partita, letteralmente, dal punto di partenza. Non so se posso farvelo vedere, non credo che ci siano... Beh, forse sì, vediamo. Sì, cioè ce l'abbiamo, perché vedete, ho iniziato 48 minuti fa, prima 9 ore, solo vittoria. Bellissimo, bellissimo. Più forse qualcun altro l'avevo prima. Wow, per quel che riguarda il matchmaking, ecco, vedete che tutti siamo più o meno attorno a 900. Vabbè, io e Lore uguale, poi Save Chicken a 950. Vedete che, ecco, tipo questi qua tre sotto erano sotto le 900. Qua addirittura avevamo un Brock a 538 e sotto 900 gli altri. Anche quella sotto, a parte per Larry e Lori. E bene o male, cioè sono, rispetto a noi, sono tutte più semplici le lobby, letteralmente. Per non parlare di quella sotto, cos'è, 559 e 494. Insomma, il matchmaking è un po' più semplice. Non so fino a quando durerà questa cosa, quindi mi raccomando, approfittatene, soprattutto nelle 3v3, soprattutto con un gruppo. Se ce l'ho fatta io che sono una pippa, certo, Lorenzo è molto forte, però senza mai perdere, penso che non sia male. Per il resto vi lascio il loro Instagram giù in descrizione, mi raccomando, passateci. Un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.